Oggi, lunedì dell'Angelo, il Vangelo ci presenta l'incontro di Gesù risorto con Maria di Magdala e l'altra Maria. Le due donne erano appena state al sepolcro. L'avevano visto vuoto, avevano ricevuto l'annuncio: non è qui, è risorto. È un incontro pieno di gioia. Non quella gioia superficiale, ma la gioia di due donne che avevano sperato in Gesù, avevano creduto in Gesù. Avevano creduto in Gesù anche nella passione, dove le forze del male si erano scatenate contro Gesù. Avevano visto tutto, avevano visto morto e adesso lo vedono risorto. La vita ha vinto, l'amore ha vinto. Nell'omelia che il Cardinal Zuppi ha fatto il Sabato Santo nella veglia pasquale, il Cardinale parla del nostro tempo come un tempo segnato dalla manifestazione evidente della forza del male. In qualche modo, anche noi, col coronavirus, stiamo facendo un po' l'esperienza che hanno fatto le donne seguendo Gesù sulla strada del Calvario. Il Cardinale dice: portiamo tanto nel cuore e negli occhi la sofferenza, il disorientamento, la solitudine, la morte, e non sappiamo cosa sarà domani. E le conseguenze del male durano a lungo, come la povertà, lo sconforto, l'incertezza, l'apatia, l'aggressività, la rassegnazione che non fa sperare più nulla e spegne la speranza. Il male sfrutta le nostre complicità, ci usa con il nostro peccato, inietta il veleno della disillusione. In questa Quaresima ci siamo misurati tutti con la realtà vera, difficile, imprevedibile, che ha svelato tante illusioni e presunzioni. Come per le donne, anche per noi però è possibile la Pasqua. Il Cardinale dice: la Pasqua è nella storia, nella nostra storia, aggiungo io. Non è una bella notizia soggettiva, un pensierino spirituale per migliorare il nostro benessere spirituale o un tranquillante per calmare le nostre inquietudini. Pasqua è vita che cambia, un sepolcro che si apre, un terremoto che butta giù le paure e la rassegnazione, che spalanca le porte della morte e apre la vita. Questo è stato l'incontro di Gesù con le due donne. Non è stato un momento così di sentimentalismo. È la morte che è vinta dalla vita, che è vinta dall'amore. Il Cardinale sottolinea anche bene il cammino che fanno le due donne. Per arrivare alla Pasqua, dice il Cardinale, bisogna saper piangere come quelle donne e continuare ad amare anche quando tutto sembra perduto e inutile. Commento io: la levataccia della domenica mattina per andare al sepolcro era del tutto inutile. Gesù era morto. Ma l'amore ha altri paradigmi. E allora il Cardinale continua ancora: non dobbiamo tornare quelli di prima, perché abbiamo visto il male, la sua forza di rendere un deserto la città degli uomini e il nostro cuore. Abbiamo visto però anche la forza dell'amore e capiamo quanto c'è bisogno sempre di uomini che vogliano bene gratuitamente, perché amici di Gesù, che si sacrificano per amore, che non si accontentano di stare bene loro. Il Cardinale porta l'esempio di Carlo Urbani, un medico morto 47 anni in Vietnam,
un medico che aveva identificato la terribile malattia della SARS e che muore vittima di questa malattia. Mi soffermo ancora su un particolare del Vangelo, sempre con le parole del cardinale. Il cardinale dice: le donne vanno di corsa dai discepoli per annunciare che Gesù è risorto, per ricostruire la comunità che Gesù aveva raccolto e che il male aveva diviso, per ridare la speranza che era spenta. Noi oggi non potremmo uscire di casa, però il nostro compito è lo stesso, e Gesù ci affida lo stesso compito che ha affidato alle donne, quello di ridare speranza a chi ce l'ha spenta, quella di costruire la nostra comunità. Viviamo bene la nostra giornata, viviamo bene in casa nostra, utilizziamo bene i social, sono una bella strada che abbiamo, ma usiamola bene, non per criticare, ma per comprendere, non per giudicare, ma per costruire. Chiediamo che davvero sia una giornata in cui, come le due donne, portiamo a tutti l'annuncio: Gesù è risorto, la vita ha vinto la morte, l'amore vince tutto. Buona Pasqua a tutti.